Sound. Beh, allora, un'altra emozione, anche se però vedo che non sei sudato, tu sei in perfetto aplomb. Come si fa a gestire da coach invece questa incredibile emozione? Ho imparato la termoregolazione quando facevo l'atleta. Cioè, è la voce, esatto, quella manca, esatto. Vabbè, ci sta. E quando faticavo dentro al quadrato, era ovviamente una distinta, la fatica, ma la gioia, quindi da tecnico ho imparato a distinguere. Il protagonista è ovviamente l'atleta, è un ragazzo d'oro, un ragazzo che segue le direttive, ma ci mette del suo, è una cosa bellissima, perché tu senti di potergli dare una mano, senti di poterlo aiutare nei limiti di quello che è poi il discorso del suo talento, no? Quindi rispettare poi quelle che sono le caratteristiche del ragazzo, qualcosa che lui è in grado di dimostrare, di far vedere al di là di quello che è l'indirizzo tecnico. Complimenti ovviamente, perché davvero non era facile, soprattutto come prima giornata, sapere di avere l'atleta di punta proprio perché è in Puglia e doverlo condurre, ma anche lui a gestire, come ha raccontato, le emozioni in questo contesto, è un'altra prova di maturità e soprattutto di crescita per il ragazzo. Io ho fatto un discorso con Vito prima di combattere, prima di accedere alla gara stessa, proprio prima di arrivare qui in Puglia, ho detto: non pensare che sarà il contesto dove tu dovrai dimostrare, che tu qui stai facendo, ho cercato di spostare un po' le attenzioni, stai facendo le prove generali per quello che è il tuo sogno, cioè partecipare ai Giochi Olimpici, e non solo partecipare, pretendere, diciamo, quello che Vito può meritare. Allora il discorso è stato, sin dall'inizio, venire qui e dimenticarsi di dover vincere il primo turno per guadagnare punti sul secondo, perché poi il terzo potrebbe essere quello che poi accede al Grand Prix finale, non ci è interessato. Noi abbiamo detto: entriamo in gara e picchiamo uno per uno, senso ovviamente sportivo, perché questi sono potenzialmente tutti atleti che potrebbero ritrovarsi ai Giochi di Tokyo. Quindi noi marchiamo una strada importantissima sin da subito, perché poi le Olimpiadi, come ben sapete, sono sempre i giochi dell'outsider, della novità, dell'atleta che nessuno si aspetta. Il bello delle Olimpiadi è un po' questo, no? E invece noi vogliamo rompere questo meccanismo, arrivarci già con la consapevolezza. Esattamente, il ragazzo è giovane ma deve crescere subito. È una delle cose più difficili, credo, da fare, proprio dal punto di vista tuo di coach, perché si tratta di anche far passare la stessa federazione l'idea stessa del portare l'atleta appunto in un appuntamento come quello olimpico in un'altra dimensione, no? Chiaro, noi, dico noi perché siamo uno staff che è tutto indirizzato, come è giusto che sia, in un'unica direzione, diciamo, di prendere coscienza che il ragazzo non può migliorare se non c'è, assieme al miglioramento tecnico, anche un percorso educativo a livello di persona, di proprio l'atleta professionista che cresce, l'uomo. E io più di qualche volta ho detto: i ragazzi forti oramai nel mondo hanno una ventina d'anni, insomma sono giovanissimi, e chi prima cresce, chi prima diventa uomo, probabilmente ha un gran vantaggio sull'avversario, non solo tecnicamente. Qui sono tutti bravi. Noi da bravi italiani insegniamo tante cose al mondo, però a volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua, e a causa magari di quello che è stato un po' l'agio che il nostro tenore di vita, esatto, ci ha regalato, ringraziando il cielo, con la fatica dei nostri genitori e dei nostri avi. Allora io dico: se noi riusciamo a mettere questa attenzione in questi ragazzi, probabilmente la consapevolezza dà veramente una spinta in più contro gli orientali, che sono tipicamente gerarchici, soprattutto nello sport. Poi se pensiamo a tutto i paesi dell'est, se pensiamo ai sudamericani, se pensiamo agli statunitensi, che hanno questa grande cultura sportiva, forse non siamo più avvantaggiati, e dobbiamo spingere appunto su questa direzione per cercare di prendere la supremazia. Tra l'altro vedo appunto che nella categoria che stiamo seguendo questa finale, proprio i coreani la fanno da padrona, ci sono due in testa al ranking, esatto, olimpico. Questo ne è un esempio, la nazione guida. Si affrontano, ricordo, Lovre Brečić per la Croazia, Joad Achab per il Belgio. Siamo su un'altra richiesta di video replay. Allora continuiamo comunque il discorso.
discorso è comunque, credo, si può dipingere assolutamente in generale, non solo per la vittoria, ma comunque una giornata molto positiva per i colori azzurri, perché gli altri tre si sono fermati ai quarti a ridosso dell'accesso alle semifinali e alla medaglia. Sono molto soddisfatto della prestazione di tutti, anche chi magari ha avuto a che fare subito con un atleta di livello o magari ha giocato in una categoria non propriamente sua come Sara Alawani, solitamente gareggia per la 49 kg. Abbiamo affrontato i nostri avversari titolati. Di ogni categoria dovrei spiegarti chi sono gli atleti emergenti, chi sono gli atleti forti, consolidati. Noi qui a questo europeo abbiamo avuto la fortuna, sfortuna, di incontrare subito atleti risaputi a livello mondiale e la nostra fortuna è stata quella di giocarcela senza crearci troppe aspettative. Allora a quel punto poi veramente uno mette in ballo le proprie potenzialità. Quindi ci rendiamo conto che con ragazzi del 99, del 2000, del 2001, domani ad esempio Gabriele Caulo, lo stesso Alessio Simone del 2000, ragazzi giovanissimi. Che già ha ottenuto risultati pesanti. Esattamente, mi sono permesso di fare il suo nome perché comunque lui ha già dato una bella voce nel nostro mondo dicendo io sono uno da battere e quindi probabilmente uno che ambisce anche lui a partecipare ai Giochi Olimpici. Abbiamo dato un bel segnale con ragazzi giovanissimi che hanno detto a tutti i leader delle varie categorie nei ranking noi ci siamo, anche se idealmente siamo, posso fare un paragone col tennis, come qualche ragazzo che inizia magari il torneo dalle eliminatorie, si presenta di fronte ai primi 10 del ranking e magari gli passa la palla dappertutto, quello è una bella soddisfazione, no? Tra l'altro è un esempio di perfetta ed estrema attualità, perché oggi è una giornata importante anche per il tennis italiano che si sta vivendo e sì, non so chiaramente come sta andando la situazione perché sto seguendo qui da Bari questo splendido evento e giornata del taekwondo, però quello che voglio chiederti è anche di proiettarci verso le prossime due giornate. Adesso cosa ci aspettiamo da domani sabato? Cominciamo da sabato. Allora, ovviamente abbiamo schierato una squadra al completo perché siamo i padroni di casa, perché abbiamo bisogno di dimostrare che siamo competitivi ovunque, nonostante Vito abbia iniziato un percorso 2 anni fa da una posizione pazzesca di ranking, era veramente dietro, oggi sappiamo benissimo che è ai vertici. Anche con tutti gli altri abbiamo voluto sfidare un po' il mondo del taekwondo con ragazzi di appunto di giovani. Cioè abbiamo tutto il diritto di ambire a fare il nostro campionato europeo e perché no, come oggi, di pochissimo arrivare a fare la medaglia. Perciò domani maschile due ottimi atleti, adesso Simone e Gabriele Caulo, femminile un'altra emergente molto dotata, noi giochiamo senza problemi a tutti i livelli. Grazie mille, chiaramente adesso noi dobbiamo cedere la linea alla programmazione, appuntamento con il calcio dopo di noi, quindi io ringrazio te, ringrazio Claudio Treviso e un saluto anche da parte mia da Dario Puppo, ma seguiteci domani perché ci sarà ancora occasione per entusiasmarsi per i nomi che ha fatto lui, quindi a domani intorno alle 17.45-18 sempre su questo canale. Ciao, a domani. Grazie, a domani.